primo bollettino sull'emergenza Covid-19 in Italia di questa fase 2. Diminuiscono contagi e morti rispetto a ieri. In Sicilia diminuisce di un'unità il numero dei nuovi positivi. Da domani a Paternò inizierà la distribuzione delle mascherine chirurgiche donate dalla Protezione Civile. Le mascherine saranno distribuite in tutte le parrocchie della città, in tutte le congregazioni evangeliche dei Testimoni di Geova. Saranno le singole realtà a gestire in modo autonomo le modalità di distribuzione. Per le parrocchie San Biagio e Santissimo Salvatore invece allestiti due gazebo. La finanziaria 2020 si presenta come una manovra economica senza precedenti, dovendo fare i conti con le conseguenze legate all'emergenza sanitaria mondiale da Covid-19, tra gli obiettivi primari quello di riuscire ad attuare una ricostruzione economica. A Paternò è scattata la fase 2. Con la riapertura della quasi totalità delle attività commerciali sono tante, troppe le persone per strada. Tutti negativi i tamponi della squadra dei Vigili del Fuoco di Adrano, che dunque potranno tornare in servizio in caserma. Si chiama SHOES, l'operazione della Guardia di Finanza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, scoperto un intreccio tra Catania e altre regioni italiane. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Primo bollettino sull'emergenza Covid-19 di questa fase 2. Diminuiscono contagi e morti rispetto a ieri. In Sicilia diminuisce di un'unità il numero dei nuovi positivi. I dettagli nel primo dei nostri servizi. Primo bollettino in Italia sull'emergenza coronavirus della fase 2 scattata oggi lunedì 4 maggio. 37.631 i tamponi nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è del 3.2%. 1.221 i nuovi contagi che portano il totale delle persone che hanno contratto l'infezione tra positivi, guariti e decessi a 211.938. Segno meno alla voce nuovi positivi, oggi 199 che portano il totale delle persone attualmente positive a 99.980. L'82% di queste, cioè 81.678, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Decresce il numero degli ospedalizzati, 16.823 ricoverati, 419 meno di ieri, e 1.479 in terapia intensiva, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. Sostanzialmente solo l'1% dei malati si trova in terapia intensiva, un calo netto questo nell'ultimo mese di pandemia. 195 decessi seduti nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone morte per e con coronavirus a 29.079, 1.225 invece guariti per un totale di 82.879 pazienti negativizzati all'infezione. Buono il bollettino in Sicilia, nuovi positivi si abbassano di un'unità rispetto a ieri, 2.202 gli attuali positivi all'infezione, 403 meno 9 rispetto a ieri ricoverati in ospedale, 27 meno 2 rispetto a ieri ricoverati in terapia intensiva, 1.799 più 8 rispetto a domenica in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Crescono di 14 guariti per un totale di 809, 244 i decessi con un incremento di 2 morti in più rispetto a domenica, 15 nuovi contagi per un totale di 3.255 tra positivi, guariti e decessi, 1.211 tamponi oggi, 87.166 il numero totale, 683 i casi nella provincia di Catania, la più colpita in Sicilia, con un decremento di 5 unità rispetto a domenica. A Paternò da domani inizierà la distribuzione delle mascherine chirurgiche donate dalla Protezione Civile. Le mascherine saranno distribuite in tutte le parrocchie della città, in tutte le congregazioni evangeliche dei Testimoni di Geova. Saranno le singole realtà a gestire in modo autonomo le modalità di distribuzione. Per quanto riguarda invece le parrocchie San Biagio e Santissimo Salvatore, saranno allestiti due gazebo. Riunione operativa questa mattina a Paternò presso gli uffici del comune per decidere come impostare la distribuzione gratuita sul territorio comunale delle 57.000 mascherine chirurgiche donate dalla Protezione Civile. L'incontro di questa mattina, oltre al sindaco Nino Naso e al capo unità operativa della Protezione Civile Angelo Galea, al vice sindaco Ignazio Mannino e agli assessori Luigi Gulisano e Rosanna Natoli, ha visto la partecipazione della Protezione Civile, delle associazioni di pubblico intervento, Protezione Civile, ANPAS, Misericordia, Unità,
Falsi, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri, Scout e Proloco. A seguito di questa riunione è stato stabilito che la distribuzione delle mascherine avrà ufficialmente il via domani. Questo quanto deciso. Le mascherine saranno disponibili in tutte le parrocchie della città, in tutte le congregazioni evangeliche dei Testimoni di Geova. Saranno dunque le singole realtà a gestire la distribuzione delle mascherine. Per quello che concerne le parrocchie di San Biagio e del Santissimo Salvatore, avendo queste ultime difficoltà nella distribuzione, sarà cura dell'amministrazione allestire degli appositi gazebo. Quello che preme alla cittadinanza capire è un po' anche quello che è l'iter di distribuzione. Queste mascherine verranno date, come già detto, alle parrocchie, alle congregazioni. Poi, sindaco, esattamente quale sarà l'iter per evitare gli assembramenti e rispettare appunto le norme? Ma guarda, abbiamo trovato grande disponibilità con le parrocchie, con i pastori evangelici, anche con i testimoni di Geova, quindi abbiamo coperto tutto il territorio. C'è qualche difficoltà nella distribuzione nella parrocchia San Biagio e nella parrocchia Santissimo Salvatore. Abbiamo concordato con Padre Algeri, con Padre Calabro di fare dei gazebo nella zona San Biagio, ecco, saranno fatte in tre zone diverse. Il mercoledì saremo in Piazza Villetta tutta la giornata, quindi per 8 ore, dalla mattina alle 9 alle 16 e pomeriggio dalle 16 alle 20. Dicevo Piazza Villetta, poi Piazza Berger, che è nella zona di Via Sardegna, e poi Piazza del Tricolore. Quindi avendo 3 giorni a disposizione non credo che ci sarà, ecco, per coprire tutto il periodo non credo che ci saranno problemi di assembramento, poi tutto nel buon senso delle persone. E la stessa cosa faremo in 3 giorni per la parrocchia Santissimo Salvatore, quindi sarà Piazza d'Assiria il punto di riferimento, ci saranno i nostri volontari, le nostre associazioni che hanno dato ampia disponibilità, quindi credo che da questo punto di vista potremmo, ecco, servire tutta la città. Poi per quanto riguarda tutte le mascherine date in parrocchia, si organizzeranno i parroci per farle arrivare ognuno secondo le esigenze della propria parrocchia, del proprio territorio, per farle arrivare a tutti i nostri concittadini. Credo che sia stata la scelta migliore, trasparente, di grande cuore e di grande disponibilità. Un'altra risposta che abbiamo voluto dare ai nostri concittadini: sono arrivate queste mascherine, sono arrivate per i nostri concittadini. Devo dire che se vi fate aggiungere in modo veloce, è iniziata la fase 2, ma non vuol dire che è finita la pandemia. Quindi chiamo tutti al senso di responsabilità. Le mascherine servono proprio per questo, non tutte se le possono permettere. Allora il Comune, tramite, attraverso la Protezione Civile, quindi la Regione, che ha avuto questa sensibilità di farle arrivare ai nostri comuni, ecco, li dona ai nostri concittadini. La finanziaria 2020 si presenta come una manovra economica senza precedenti, dovendo fare i conti con le conseguenze legate all'emergenza sanitaria mondiale legata al Covid-19. Di fondamentale importanza il contributo apportato dagli onorevoli Gaetano Galvagno e Giuseppe Zitelli, che questo pomeriggio abbiamo sentito telefonicamente. Ha avuto ufficialmente il via da qualche giorno la finanziaria 2020, una manovra economica da 1,5 miliardi di euro rivolta alle imprese, alle famiglie, al settore turistico e a tanti altri settori. Una manovra importante, di certo diversa dalle precedenti, a causa del gravoso compito di dover far fronte all'emergenza sanitaria mondiale da Covid-19. Tante le aspettative, tante le speranze riposte in questa finanziaria, che si prefigge l'obiettivo di portare avanti un piano di vera e propria ricostruzione economica. A tal proposito, un impegno concreto e mirato è stato portato avanti dagli onorevoli Gaetano Galvagno e Giuseppe Zitelli. All'interno di questa finanziaria, dove c'è stato veramente un lavoro abbastanza importante come confronto politico, ci sono tantissime norme che possono dare una boccata d'ossigeno. Io farei però una piccola premessa, ricordando a chi ci ascolta che la Regione non è la gallina dalle uova d'oro, ma in confronto, diciamo, a quello che è il governo nazionale, è come confrontare una piccola chiesa con il Vaticano. Però noi, nonostante tutto, siamo riusciti a ritagliare quelle risorse tali da poter dare qualche risposta. E lì mi era da pensare ai 100 milioni di, chiamiamoli, buoni passo, che adesso abbiamo allargato anche alle utenze domestiche, perché abbiamo ritenuto che c'è gente che veramente non ha la possibilità
non soltanto di poter andare a fare la spesa, ma chiaramente neanche di poter pagare nelle bollette né talvolta i farmaci. Allora abbiamo esteso la norma anche per potergli dare questa possibilità. Mi viene da pensare anche ai 500 euro per il fuorisede, perché molti ragazzi in questi mesi si sono trovati a dover uscire dei soldi che, diciamo, a vuoto, perché non hanno potuto utilizzare le case. Abbiamo destinato anche 3 milioni per gli asili nido. Abbiamo fatto una norma per l'esenzione della tassa automobilistica. Chiaramente ci rivolgiamo solo ed esclusivamente a coloro i quali hanno un mezzo di proprietà, ma che abbiano fino a 15.000 euro di reddito. Chiaramente ci sono dei criteri che verranno inseriti in quella che saranno i decreti assessoriali. Mi viene da pensare anche ai 30 milioni della CRIAS, dove gli artigiani possono chiedere fino a 25.000 euro a IRPIS, IRCAC, e questo, diciamo, ci rivolgiamo a tutti gli artigiani, le partite IVA e le imprese. Cioè, attenzione, la particolarità di questa norma è il fatto che si è pensato di destinare una piccola quota a fondo perduto, perché non si può pensare che la risoluzione dei problemi delle persone sia solo ed esclusivamente quello di indebitarsi di più, ma ognuno deve fare la propria parte per quelle che sono le proprie possibilità. Abbiamo inserito una norma per dare una premialità a tutti coloro i quali sono stati in prima linea a combattere questo virus, e quindi mi rivolgo a tutti i medici, gli infermieri, OSA, OSS, tecnici di laboratorio, tutti coloro i quali non hanno fatto, diciamo, uno smart working, ma erano lì sul campo di guerra. Abbiamo chiesto che questa norma però venisse applicata anche a tutti i dipendenti comunali, a tutti i vigili urbani che hanno svolto il lavoro in prima linea, perché anche loro hanno rischiato tantissimo. E soprattutto ci auguriamo che ci sia qualcuno, magari la Regione Lombardia, che si possa occupare di tutti quei lavoratori del call center che non andando a lavorare in smart working o essendo costretti chiaramente a prestare la loro attività e il loro servizio, possono essere tutelati quantomeno da una polizza assicurativa o da una piccola indennità aggiuntiva che possa essere corrisposta. È una finanziaria improntata ovviamente all'emergenza del Covid-19, è una finanziaria importante che incide per 1.500.000.000 di euro, e certamente punti importanti sono veramente, veramente tanti, però su alcuni punti mi volevo concentrare, come ad esempio quello sui consorzi di bonifica, che sono il perno della nostra agricoltura e quindi della nostra economia siciliana. C'è stato una boccata d'ossigeno perché sono stati sospesi dal 2013 al 2020 i canoni irrigui, che è una cosa importante per il settore agricolo, ma soprattutto per i consorzi di bonifica. Ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, che è quello del bonus che viene dato a un settore che è quello della sanità, per tutti gli operatori che hanno aiutato la Sicilia e il nostro paese nell'ambito sanitario. Hanno rischiato tanto, è vero che è il loro lavoro, ma l'hanno fatto col cuore, e quindi il governo e il Parlamento ha voluto dare un segnale di 1.000 euro di bonus per tutti gli operatori sanitari che hanno avuto a che fare con il Covid, ovviamente in prima linea. Un'altra cosa veramente molto importante per dire e saper dire grazie a un settore veramente importante. Invece un'altra cosa che mi fa piacere ricordare, visto che sono componente della Commissione Attività Produttive, è che sono stati dati 5 milioni, sono stati inseriti 5 milioni di euro nelle start-up che presenteranno il brevetto Made in Sicily. È qualcosa di importante, abbiamo fatto grandi battaglie prima in passato all'interno della Commissione, devo dire è un segnale, perché 5 milioni non sono tantissimo, è un segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Tutto sommato c'è stata una maturità da parte del Parlamento siciliano e credo che ci sia stato un buon risultato. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà tra poco.
Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW, 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Enel Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.enelgreenpower.it. Ed eccoci tornati in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. A Paternò è scattata la fase 2 con la riapertura della quasi totalità delle attività commerciali. Sono tante, troppe le persone per strada. Al via la fase 2 da oggi in tutta Italia. La riapertura della quasi totalità delle attività commerciali, dei cimiteri civici, ha determinato un afflusso enorme di persone per strada a Paternò. Nonostante le raccomandazioni di uscire sempre solo per i casi di necessità, di mantenere le distanze di sicurezza, di utilizzare dispositivi di protezione, guanti e mascherine, in pochi, pochissimi, hanno rispettato quanto predisposto dal governo nazionale e regionale. Complessivamente sono oltre 4 milioni gli italiani tornati oggi al lavoro, ma questo non significa che chi non deve lavorare può muoversi liberamente come se nulla fosse accaduto. Per capire cos'è accaduto oggi a Paternò abbiamo percorso questa mattina solo poche centinaia di metri lungo via Giovan Battista Nicolosi. Auto in doppia fila, sui marciapiedi, in divieto di sosta, oltre alle decine di persone accalcate fuori negozi, alcuni anche senza mascherina. In molti ci dicono, giustificandosi, che sono usciti per ritrovare gli amici, stanchi della chiusura forzata, dimenticando che l'emergenza non è finita. A Paternò la fase 2 potrà essere considerata come la prova del 9 in termini di contagi. E sempre a Paternò resta alta la tensione sul fronte dei servizi sociali a causa delle tante persone che sono rimaste escluse dai buoni famiglia. Ed il sindaco Nino Naso evidenzia: oggi prende avvio la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Continuo a chiamarla emergenza perché anche se il governo nazionale inizia a diminuire le restrizioni, questa resta una fase emergenziale in cui ognuno di noi deve continuare a fare la propria parte. A Paternò, continua il sindaco, riaprono i cimiteri e le attività commerciali autorizzate all'apertura del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri resteranno aperte per l'intera giornata. In queste settimane di apprensione la nostra città si è dimostrata attenta e matura. Bisogna continuare su questa scia, dice il sindaco Naso. Protocolli di sicurezza sempre attivi, distanza di almeno un metro tra le persone ed uscite contingentate e con il massimo senso di responsabilità da parte di tutti. Da sindaco mi affido alla buona volontà di tutti i miei concittadini. Chiaro dalle immagini che le parole del primo cittadino sono cadute nel vuoto. Di contro bisogna anche evidenziare che in ora di punta non sono stati visti controlli. Tutti negativi, i tamponi dei vigili del fuoco della squadra di Adrano che dunque potranno tornare in servizio in caserma. Sentiamo. Buone notizie per i pompieri adraniti del turno D in isolamento da alcuni giorni dopo essersi sottoposti al tampone, resosi necessario dopo che un pompiere era entrato in contatto con un soggetto positivo all'infezione. I risultati sono arrivati e sono tutti negativi. I vigili del fuoco potranno dunque riprendere il servizio in caserma rimasta chiusa sabato a causa della loro assenza forzata. Non è la prima volta che accade, era già successo altre volte anche in tempi di non coronavirus, che la caserma adranita di Via Duca di Mister Bianco restasse chiusa per mancanza di personale.
personale. Una decisione, questa, di chiudere la caserma sabato scorso per mancanza di personale, che ha fatto storcere non poco il naso al sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo. L'organizzazione sindacale Conapo, si legge in una missiva inviata tra gli altri al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania Giuseppe Verme, ritiene che non sia lecito chiudere il distaccamento, bensì si poteva programmare una partenza anche ridotta attingendo al budget di ore di straordinario per richiamare personale anche fuori turno che presta servizio presso la sede distaccata di Adrano. Chiediamo di sapere quali sono le motivazioni che hanno determinato la chiusura della sede di Adrano e riteniamo che nessun distaccamento debba essere chiuso in modo tale da poter garantire un soccorso urgente idoneo per il cittadino e per l'intero territorio di competenza. E adesso passiamo alla cronaca nera. Si chiama Shows l'operazione della Guardia di Finanza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, scoperto un intreccio tra Catania e altre regioni italiane. È stata denominata Shoes, scarpe, l'operazione portata a termine questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, supportati dai comandi provinciali di Roma, Napoli, Palermo e dal gruppo Aeronavale di Messina su delega della Procura Distrettuale Etnea. È stata eseguita un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 25 persone, 21 sono finite in carcere, 4 agli arresti domiciliari. Tutte le persone sono indagate a vario titolo per le accuse di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana, hashish e crack, aggravata dalla finalità di agevolare il clan mafioso Santa Paola Ercolano e dalla detenzione di armi. L'indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, il GICO, ha permesso anche di portare a termine il sequestro preventivo di un'attività imprenditoriale e di 2 proprietà immobiliari. L'uso della parola shoes nella denominazione dell'operazione nasce dal fatto che le persone finite sotto intercettazione utilizzavano, tra le tante parole convenzionali per comunicare i quantitativi di droga da movimentare, marchi di note scarpe. È stata fatta luce, come evidenziano le forze dell'ordine, all'attività di molteplici gruppi criminali organizzati, tutti catanesi, che sarebbero stati riforniti da formazioni criminali campane, albanesi, calabresi e laziali. L'operazione ha visto anche l'arresto in flagranza di reato di 6 corrieri della droga, il sequestro di oltre 4 kg di cocaina, 52 kg di marijuana e 25 kg di hashish. Gli stupefacenti sequestrati, destinati al mercato della Sicilia orientale, avrebbero fruttato alle strutture criminali etnee oltre 2 milioni e mezzo di euro. Con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto ancora una volta la nostra informazione. A tutti voi una buona serata.